Nella provincia di Pesaro e Urbino, a circa 800 metri sul livello del mare, vi è un paese salito alla ribalta nazionale nel novembre 1970. Si chiama Carpegna e oltre a scuole, al cimitero e a chiese, conta anche la presenza di un convento di frati minori e di un seminario francescano. La costruzione ancora oggi identica all'epoca è a ferro di cavallo. Due lati sono appunto occupati dal convento e dal seminario, che contava allora una sessantina di ragazzi, mentre il terzo lato è occupato dalla chiesa. La struttura inoltre comprende un chiostro accessibile a tutti, da cui da qualche tempo si udiva il suono di campane, ma senza che quelle del sovrastante campanile si muovessero. Insomma, il suono si percepiva oggettivamente, ma non se ne capiva l'origine. Fu così che la notizia si sparse velocemente e Carpegna fu invasa da una folla di curiosi, studiosi e giornalisti. Questa storia l'avrete sicuramente sentita già o avrete magari letto qualcosa in giro per il web. Io ho deciso di spingermi un po' più in là, senza riciclare le solite notizie in circolazione, ed ho scoperto interessanti dettagli di cui fra poco vi parlerò. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questa è la storia delle campane fantasma di Carpegna. Di questa storia ne scrissi un paio di anni fa sul forum e ne seguì un mio intervento in una radio nazionale senza però approfondire la vicenda più del dovuto. La notizia, ripetutamente riportata dai giornali durante il mese di novembre 1970, attirò l'attenzione del dottor Cassoli, allora presidente del CSP di Bologna. Egli incaricò un componente del gruppo di Ancona di effettuare un sopralluogo allo scopo di verificare se vi fossero le condizioni per far partire un'indagine. Gli esami iniziali risultarono incoraggianti e così il 6 dicembre 1970 Cassoli, la moglie Brunilde e il signor Licausi, consigliere del gruppo nonché esperto in elettronica, partirono alla volta di Carpegna, attrezzati con 4 magnetofoni, risce trasmittenti, videocamere, macchine fotografiche, galvanometri ed amperometri. Arrivati a Carpegna ed accolti con grande cordialità dai frati, ascoltarono subito il lungo e dettagliato resoconto dei fatti, confermato anche dal vice sindaco, da un assessore comunale e dal direttore dell'ente del turismo che nel frattempo si erano uniti al gruppo. Il resoconto, abbastanza dettagliato, fu riassunto così. Il 1 novembre 1970, alle ore 8 di sera, il convento era silenzioso. I ragazzi del seminario erano tutti a casa per la festa dei santi e la ricorrenza dei morti. Mancava anche il rettore, padre Fernando. Erano rimasti 3 frati e fra Giuseppe, un frate fratello laico. Stavano guardando la televisione, quando sentirono per la prima volta il suono delle campane. Pensarono alla loro campana, quella del campanile, ma padre Doriano, il parroco, fece notare che a quell'ora la chiesa era chiusa e a maggior ragione il campanile. Andarono a verificare, ma fuori tutto era silenzioso e tranquillo. Dopo 10 minuti la campana suonò ancora, con ritmo e tono inconfondibili. Ma sì, era proprio la loro campana, il cendino, quella che annunciava messa. Il giorno dopo il suono si udì ancora. Cominciò a farsi sentire non più all'interno del convento, ma fuori nel chiostro. E cominciarono a sentirlo in molti. Da quel 1 novembre si udì tutti i giorni, fino anche a 18 volte al giorno. Però qualcosa era cambiato. Da circa 15 giorni non era più il cendino a farsi sentire, ma la campana dell'Ave Maria. Il suono, dissero, si udiva nel chiostro, ma non sul campanile o sulle strade adiacenti. Nell'interno del convento si era fatto sentire ancora, una volta nella cappella mentre veniva celebrata la messa, una volta sulle scale mentre tutti i ragazzini scendevano per andare al dormitorio. Quando si percepiva all'interno, il suono era più forte e, dissero, come rabbioso. Però, mentre era distinguibile in un locale, non si sentiva assolutamente nulla nel locale adiacente. I frati erano turbati e preoccupati. Il paese era invaso da curiosi, molti dei quali armati di registratori. Nessuno se ne andava via deluso, perché a mezzogiorno in punto si era sicuri di poter registrare il suono della campana fantasma. A quell'appuntamento non mancava mai. La vita di seminario aveva perso la sua abituale tranquillità
I ragazzi erano interessati, ma alcuni di loro avevano anche paura e Gino Rocchi, il campanaro, da qualche notte dormiva in camerata con loro. I frati, nel mentre, avevano anche chiesto aiuto sia alla curia che ad alcune autorità laiche, ma nessuno aveva voluto né esprimersi né tantomeno verificare la storia, e fu anche per questo che il gruppo del CSP era atteso con ansia. Al termine del resoconto, il gruppo fu accompagnato all'esterno e poiché il campanile era basso e le quattro campane perfettamente visibili, gli furono indicate quelle che secondo loro erano riconducibili al suono. Padre Fernando, il giovane rettore, fece poi loro ascoltare delle registrazioni effettuate personalmente e un giovane studente di ingegneria gli mostrò invece uno schema su cui aveva segnato le ore in cui la campana aveva suonato, per cercare di verificare un certo andamento ciclico degli eventi. Le notizie raccolte al riguardo furono queste. Il fenomeno degli scampanii si era manifestato con varie intensità, a volte debolissimo, altre del tutto comparabile al reale suono delle campane vere. Generalmente il fenomeno si ripeteva circa 10-20 volte al giorno e il suono durava dai 15 ai 20 secondi circa. Unica caratteristica costante era lo scampanio fisso che si ripeteva tutti i giorni a mezzogiorno, un altro, molto frequente, alle 17 e infine un terzo, sempre frequente, alle 21. Il primo giorno d'indagine, quindi, preso contatto con l'ambiente e le persone, lo trascorsero a registrare ripetutamente il suono che continuava a farsi udire anche in loro presenza. Attività importante fu nell'immediato il controllo della effettiva immobilità delle campane durante il riprodursi dei suoni, cosa che fecero recandosi proprio sul campanile. Altra verifica fu svolta per provare se il suono, come raccontato da tutti, si udisse in alcune zone e non in altre. Attività che fu svolta grazie all'utilizzo di rice trasmittenti. Così, mentre Licausi nel chiostro comunicava via radio a Cassoli quando cominciava a farsi sentire il suono, Cassoli all'esterno, dislocato in posizione sud, cioè da dove pareva provenisse quasi sempre il suono, non udiva né registrava nulla. Seguì un'accurata ispezione del convento e del seminario, dalle fondamenta alle soffitte, dove chissà da quanti anni giacevano in totale stato di abbandono resti di statue di cartapesta, ossari dei frati, di paramenti, di antichi altari. Ogni tubo, ogni filo elettrico e non, ogni minimo segno che indicasse che da non molto tempo l'opera dell'uomo avesse apportato modifiche, a detta loro fu verificato dal gruppo senza pietà, né riguardo, tanto da non risparmiare nemmeno le camere da letto dei frati e dei priori. Ma non fu trovato nulla, neppure di sospetto. Verso la sera del 6 dicembre, i tre ebbero la netta impressione che la ricerca dovesse svolgersi in una sola direzione: escludere fino al limite delle loro possibilità l'intervento di un trucco ingegnoso, trucco che poteva essere messo in opera dai frati, dagli interessati al turismo locale, da un intelligente quanto furbo burlone. La mattina del 7 dicembre, alle prime ore del mattino, cominciò una nuova fase di indagine. Per prima cosa registrarono il suono delle due campane incriminate, il cendino e l'Ave Maria, sia a semplici tocchi che a distesa, come nell'ambiente viene indicato un suono ripetuto e prolungato nel tempo. Questa registrazione sarebbe dovuta servire a tre scopi: per un esame comparativo del suono vero con quello percepito, per poter ritrasmettere il suono registrato delle campane da alcuni luoghi già individuati del convento al fine di imitare artificialmente il fenomeno, per studiare gli eventuali fenomeni di risonanza dell'ambiente. Presero poi contatto con le autorità cittadine per far interrompere, ad una certa ora, l'energia elettrica in tutto il paese, nel tentativo di circoscrivere sempre di più eventuali trucchi. Fu così che, dalle 11.45 e fino alle 12.15 del 7 dicembre, fu interrotta la corrente elettrica, quantomeno per escludere una simulazione con l'ausilio di generatori di suono alimentati ad energia elettrica. Certo, rimaneva l'ipotesi di un sistema alimentato a batterie, ma la cosa era così poco probabile che non fu presa in considerazione. Alle 12 in punto, il suono si udì ugualmente, una sola volta e per pochi secondi, per quanto flebile. Successivamente fu fatto un nuovo esperimento. Da una finestra del convento fu trasmesso il suono vero precedentemente registrato,
Nel mentre, Cassoli era sul campanile e in contatto radio si interfacciava con Licausi, che era nel chiostro. Si poté così osservare che un suono di media tonalità si udiva nel chiostro, ma non sul campanile, e che a tutto volume si udiva forte nel chiostro e appena percettibile sul campanile. Ma un terzo esperimento rivelò qualcosa di stupefacente e di inaspettato. Infatti, all'insaputa di tutti, Licausi salì in soffitta verso le 17 e si intrufolò in una conduttura in disuso proprio sul tetto. Da lì trasmise per ben 3 volte, a distanza di 1 minuto uno dall'altro, il suono vero delle campane da loro registrato al mattino e per la durata di 15 secondi. Il suono, con una tonalità media e molto simile a quello fantasma, fu udito perfettamente. Infatti le persone raccolte nel chiostro ammutolirono e diedero chiari segni di interpretare il suono artificiale come spontaneo. Quando Cassoli comunicò che era stato tutto simulato, la delusione fu tale che spinse addirittura qualcuno ad andare via. Ma la sorpresa vera soggiunse quando, riascoltando la registrazione effettuata da Cassoli nel chiostro, le sequenze di suoni effettuate da Licausi non erano più solo 3, ma ben 5. Vi erano infatti 2 ulteriori sequenze che nella realtà non si erano udite. Di ritorno a Bologna, il gruppo poté constatare come, grazie all'utilizzo dell'oscilloscopio, il suono vero ed originale non si distinguesse dal suono per così dire fantasma, e ascoltando con attenzione si ebbe l'impressione che il suono fantasma terminasse più bruscamente del suono reale. Altro esperimento degno di nota fu una registrazione a doppia traccia, con 2 microfoni puntati in 2 direzioni diverse. Con ciò si ebbe la dimostrazione di come il microfono, puntato verso il campanile, desse luogo ad una registrazione più forte rispetto all'altro puntato verso l'alto. Anche se il gruppo era rientrato a Bologna, continuò ad avere una corrispondenza con i membri del seminario. Padre Fernando infatti scrisse in data 15 dicembre 1970, affermando che il suono, dal giorno 11, non era più udibile. Scrisse inoltre che il 13, domenica, avevano ritrovato l'altare preparato a messa con un camice, amitto, pianeta nera, calice e ampolline, senza che nessuno avesse effettuato quei preparativi. Domenica mattina con i paramenti di padre Doriano, lunedì mattina con quelli di padre Mario e martedì con i suoi. Nel terzo caso però era comparso un calice diverso dal solito perché il suo era sotto chiave in cappella. La lettera a questo punto sottolineava la parvenza di scherzo. A questa lettera ne seguì un'altra datata 4 gennaio 1971, in cui padre Fernando scrisse che in quei giorni i ragazzi non erano presenti e il 29 e il 30 di dicembre avevano nuovamente sentito le campane sia dentro che fuori dalla struttura. A questo punto però si è aggiunto un nuovo incredibile elemento, ancora più spaventoso, se si valuta l'assenza di tutti i ragazzi. Per 2 volte era stata avvistata la figura di un frate, il cui volto però non era mai stato visto chiaramente. L'aggiornamento sui suoni proseguì, e così seguirono altre comunicazioni. L'8 maggio 1971 vi fu una nuova lettera con un'ulteriore novità. Il suono delle campane era stato udito in pieno giorno, nella giornata del 19 dicembre, ma a differenza delle volte scorse, la campana aveva suonato a morto, anche se intercalata da un suono più insistente e festoso, di 2 o 3 campane insieme. Il 30 gennaio, poi, l'ormai tipico appuntamento di mezzogiorno era stato udito più chiaramente del passato e con una distribuzione dei suoni non in uso da loro, e cioè con 13 rintocchi suddivisi in 3, 4, 5 e 1. Il reverendo poi affermò una cosa importante che un po' si rifà alle considerazioni del CSP, di cui vi ho parlato poco fa, rivelando che questa volta la conclusione del suono avveniva con uno stacco improvviso, come se vi fosse un interruttore a porre fine. Il fatto esisteva, era oggettivamente udibile ed era verificabile, ma le considerazioni finali sul fenomeno furono poche, dal momento che non si era riuscito a scoprirne l'origine. Le campane fantasma di Carpegna potevano suonare fondamentalmente per 3 motivi, e cioè un trucco ben architettato,
un fenomeno paranormale riconducibile al poltergeist del tipo voce diretta o un fenomeno soprannaturale di natura religiosa. Volendo ora valutare la prima ipotesi, quella del trucco, l'operazione era di sicuro fattibile quanto molto complicata per l'evidente assenza di indizi o sospetti. Furono quindi ipotizzate alcune tecniche come quella di un registratore, collocato su una collina nei dintorni, o su una delle case che trasmettesse direttamente il suono. Questa ipotesi però fu esclusa per un motivo ben preciso e verificato. Quando Licausi era all'interno a registrare il suono, Cassoli all'esterno non udì né registrò nulla. C'era anche una seconda ipotesi, un emettitore sonoro all'interno di una parete del monastero, comandato con un timer o con un telecomando, ma l'installazione da parte di un esterno al complesso sarebbe stata sicuramente difficoltosa. Se invece il burlone fosse stato un religioso, la cosa sarebbe stata diversa, ma motivazioni di tipo psicologico scartarono anche questa ipotesi. A tal proposito, furono analizzati anche il sottotetto e le canne fumarie e, da parte di un tecnico specializzato, l'impianto citofonico, ma senza trovare anomalie. Rimaneva l'ipotesi, seppur molto remota, di qualcuno interessato ad accrescere il turismo locale, ma si era in novembre e non aveva molto senso con l'inverno ormai iniziato, a 800 metri sul livello del mare. Inoltre sia il paese che l'amministrazione comunale reagirono con grande rispetto, quasi distaccati. Non si notò alcun fervore né azioni di speculazioni del fenomeno. Tra l'altro, quando dopo il 19 gennaio 1971 il fenomeno si ripresentò, le autorità non diedero alcun risalto alla cosa e i giornali locali non ne parlarono più. Volendo analizzare le tipologie di persone che vivevano saltuariamente o permanentemente nel convento, queste erano di tre tipi: i frati, gli inservienti e i ragazzi del collegio. Questi ultimi rappresentarono da subito il centro di interesse dell'indagine, ma il fenomeno si produsse principalmente quando questi non erano presenti in concomitanza di festività come i Santi o il Natale. Questo non solo esentava il coinvolgimento attivo di uno o di più ragazzi, ma escludeva anche un fenomeno di natura parapsicologica, come il poltergeist o altro. Per quanto riguarda i frati, invece, nessuno di loro ebbe atteggiamenti sospetti o personalità da mettere in allarme. Erano tutti giovani e spesso vestiti in maniera informale. Non sfuggirono mai a nessun controllo né elusero mai il contatto umano e soprattutto, molto spesso il fenomeno si verificò quando i cinque erano insieme ai coniugi Cassoli e Licausi. In più occasioni invocarono l'aiuto di personale qualificato e si mostrarono propensi a voler risolvere il mistero. Quanto a padre Fernando, chiese ed ottenne il trasferimento ad altra sede. Rimane un'unica figura, e cioè quella del campanaro, Gino Rocchi, figlio di un guaritore del luogo. Cassoli e Licausi lo osservarono a lungo durante il riprodursi del fenomeno, ma nessun comportamento fu ritenuto sospetto. Lui stesso si mostrò ogni volta distaccato e collaborativo con il gruppo, mantenendo sempre un certo riserbo. Il gruppo del CSP lanciò addirittura un'ipotesi davvero curiosa, un fenomeno costruito a tavolino da qualcuno per studiare il comportamento della massa ad un potenziale miracolo. Queste furono tutte le ipotesi vagliate e ragionevolmente ipotizzate, oltre le quali forse si era davvero assistito ad un fenomeno paranormale. Un paio di anni fa sono riuscito a contattare un testimone dell'epoca, il signor Graziano. Una persona gentile e pronta a rispondere a tutte le mie domande. Si è altresì reso disponibile a fornirmi le registrazioni dei suoni dell'epoca. C'è ancora un'altra intervista che ritengo molto interessante, effettuata sempre da me nel novembre 2018, attraverso la quale ho avuto la fortuna di rintracciare un testimone che all'epoca era un ragazzino e che frequentava proprio in quei mesi il collegio. Testimonianza che ho vissuto in prima persona sulla mia pelle, perché ero in collegio quell'epoca. Cominciamo ad avvertire questi fenomeni. Io li ho sentiti. Queste interviste presto le renderò disponibili per tutti voi. Per dovere di cronaca, però, va riportato un fatto che, se raccontato prima, avrebbe potuto influenzare qualcuno di voi.
Il 1 novembre 1970, data dell'inizio del fenomeno, avvenne anche il decesso di un anziano frate, padre Tarcisio, da tutti ricordato come un sant'uomo. Questi, prima della morte, aveva chiesto di essere sepolto in chiesa, anziché in cimitero, come in uso un tempo, ma, per ragioni sconosciute, questo suo desiderio non poté essere esaudito. Il caso delle campane di Carpegna, unico del suo genere, rimane quindi aperto e c'è chi, come il signor Graziano, afferma di aver sentito il suono delle campane fino agli anni 90. Suggestione? Fenomeno naturale? Illusione uditiva? O forse padre Tarcisio, così legato al suo caro monastero, da non volerlo mai più lasciare? Io sono Enzo Barone e quello che hai appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desideri, puoi condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes o un commento su Spreaker. Cronache dall'altro mondo è disponibile su Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast e Spotify ed offrirà presto dei contenuti extra ai quali potrete accedere all'indirizzo www.paranormale.com. Se sei a conoscenza di storie simili nelle tue vicinanze, puoi scrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.